Dimmi, François, qual è la tua filosofia della leadership? Tu come ispiri la tua squadra a dare il meglio? Con l'esempio. Ho sempre dato l'esempio per guidarli. Oh, questo è giusto, sì. Questo è sacrosanto. Ma come fare a renderli migliori di quanto loro credano di essere? È questo che io trovo difficile. Con l'ispirazione è possibile. Ma come facciamo a ispirarci alla grandezza quando niente di meno ci può bastare? Come facciamo a ispirare quelli che ci circondano? A volte io credo che la risposta sia nel lavoro di altri. A Robben Island, quando le cose si mettevano male, trovavo ispirazione in una poesia. Una poesia? Una poesia vittoriana. Solo parole. Ma mi davano la forza di stare in piedi quando tutto ciò che volevo era lasciarmi andare. Però tu non sei venuto fin qui per stare a sentire un vecchio che parla di cose prive di senso. No, no, la prego, signor Presidente. Hanno molto senso per me. Prima di una grossa partita, che so, di un test, sul pullman andando allo stadio, non parla nessuno. Ah, ecco. Si stanno preparando. Esatto. Ma quando sento che siamo pronti, io chiedo al nostro autista una canzone. Una di mia scelta, ma che conosciamo tutti. E insieme ascoltiamo le parole. E ci aiuta. Io ricordo quando mi invitarono alle Olimpiadi del 92 a Barcellona. Tutti presenti allo stadio mi accolsero con una canzone. A quei tempi il futuro, il nostro futuro, sembrava molto fosco. Ma a sentire quella canzone intonata dalle voci di persone provenienti da tutto il pianeta, mi fece sentire orgoglioso di essere sudafricano. Mi diede l'ispirazione di tornare a casa e fare meglio. E mi incoraggiò a pretendere di più da me stesso. Posso chiederle che canzone era, signore? Beh, era Nkosi Sikelele Afrika. Una canzone che ispira chi l'ascolta. Abbiamo bisogno di ispirazione, François. Perché per poter costruire la nostra nazione dobbiamo tutti cercare di superare le nostre aspettative. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Insomma, questo progetto WhatsApp, il sistema WhatsApp che parte dalla necessità di una visione complessiva delle azioni dedicate ai giovani da parte delle istituzioni. Oggi vedremo un po', ci saranno 13 ragazzi che parleranno, ci confronteremo, cercheremo di capire anche il loro pensiero, no? Oggi parliamo di Estoria Giovani, questo è proprio Estoria Giovani. Quindi io direi di iniziare senza perdere tempo, perché
insomma non mi piace far aspettare. Allora facciamo così, cominciamo a chiamare subito i primi ragazzi che sono Giacomo, Lorenzo e Giovanni Daniele. Buonasera ragazzi, buonasera, un applauso. Buonasera. Allora partiamo così, abbiamo deciso di fare dei clip dove noi abbiamo girato su due giorni tramite storia, abbiamo girato proprio in giro per la città per fare delle domande, così poi un genitore o un adulto vi ponga delle domande a voi, ok? Vediamo il primo video. Ah, Giulio, lascia un messaggio ai ragazzi. Ragazzi, parlate con i genitori, o meglio, perché non parlate con i genitori? Ecco, perché non parlate con i genitori? Iniziamo così, Giacomo. Ma forse a volte non riusciamo ad avere un contatto diretto con i genitori perché li sentiamo distanti e i genitori magari presi dai vari impegni che possono essere il lavoro o qualunque altro non riescono ad ascoltare i nostri bisogni, i nostri problemi anche durante la cena. E solo che facendo così a volte un problema dopo l'altro iniziano ad aumentare e dopo si rischia di finire in situazioni ben peggiori. Giovanni? Beh, perché molti giovani hanno paura di parlare di cose troppo personali, quindi non riescono ad aprirsi con i loro genitori perché credono di quasi trovare uno scontro, perché grazie alla diversità dell'età su molte idee potrebbero essere in disaccordo e quindi magari creare come una sorta di scontro, e i giovani cercano anche di evitare questo. Lorenzo? I genitori molto spesso vengono a parlarci nei momenti nel quale siamo ad esempio un pochino giù per qualcosa che è successo a scuola durante la giornata, e in questi momenti è veramente difficile avere un dialogo con loro. Molto spesso entrano in stanza e ciao, come va? Così. E a quel punto dovrebbero solamente chiederti come stai e vedere se hai voglia di parlarne, altrimenti semplicemente lasciare stare. Altrimenti verrebbe fuori un dialogo forzato che non porterebbe a nulla se non magari ad una lite. Insomma, dialogo. Mentre tu, Daniele? Beh, io di solito parlo spesso con i miei genitori e mi trovo bene. Rispetto a quello che hanno detto i miei compagni, quindi bisognerebbe capire perché non c'è tanto dialogo, magari non c'è voglia di parlare col proprio genitore. Io invece aprendomi con i miei genitori ho visto che è una cosa positiva, perché sono loro che ti crescono, sono loro che ti seguono, e quindi aprendosi con loro si possono trovare degli spunti che magari non vengono fuori da soli o confidandosi solo con gli amici. Ma perché molte volte i ragazzi invece parlano di più con gli amici? Cioè c'è un motivo perché voi ragazzi tra voi avete poi questa confidenza più con l'amico, lasciamo con i genitori, però come mai c'è più confidenza e nei problemi anche più quotidiani? Beh sì, si parla più spesso con gli amici perché magari sono nostri coetanei e ci capiscono di più, magari i genitori essendo adulti è più difficile parlarne. Lorenzo? Parlare con gli amici è molto più semplice perché appunto sono degli amici, sono delle persone che sono state appunto cercate, avete qualcosa in comune, quindi è molto più facile aprirsi con loro. Inoltre penso che parlare con gli amici sia più facile in quanto sia comunque, non dico più in confidenza, però si è più liberi a parlare, si sa che si troverà comunque un conforto piuttosto che un possibile scontro, non necessario però può anche avvenire. Giovanni? Beh, perché diciamo inizialmente perché parliamo con persone della nostra stessa età, quindi che possono affrontare gli stessi problemi e che possono avere il nostro stesso punto di vista. Con queste persone, cioè i nostri amici, riusciamo ad aprirci molto meglio perché abbiamo un feeling con loro. Faccio un esempio, io e il mio migliore amico, che è come se fosse un fratello, ogni tanto basta uno sguardo per capire qual è il problema e lo risolviamo insieme, quindi è molto più facile risolvere questi problemi. La comunicazione di ogni giorno. Giacomo, per te uguale? Sì, è vero, perché magari con i genitori abbiamo più difficoltà ad aprirci, a parlare direttamente di quello che ci è appena successo. Magari vediamo un nostro amico appena usciti da scuola, mentre stiamo tornando a casa e ci sfoghiamo di quello che è successo a scuola o delle varie cose. Con i genitori questo è più difficile perché magari siamo più timorosi, magari che
dopo non abbiamo voglia di ascoltare una loro predica per i nostri comportamenti. Magari gli amici sono più diretti, ci danno un confronto anche personale che è molto simile al nostro. Ma c'è una chiave di soluzione? Cioè, i ragazzi non parlano con i genitori, abbiamo sempre di più c'è una difficoltà con gli adulti, perché parliamo degli adulti, non solo dei genitori. C'è una chiave di lettura, c'è un modo insomma per far sì che il giovane si avvicini al genitore, che non abbia questa difficoltà così tanto distante, che si sente sempre in difetto verso poi i figli o verso i giovani? Ma secondo me c'è, perché se i genitori riuscissero a mettersi sullo stesso piano dei ragazzi e non magari dal piano dell'adulto al piano del ragazzo, certo a volte anche ci sta questi livelli differenti, perché è giusto che i genitori si comportino da genitori e ci educhino in tutti i vari aspetti della nostra adolescenza. Però magari se a volte i genitori si comportano in modo molto più naturale con noi e sono veramente liberi di aprirsi, penso che noi saremmo contenti di parlare con loro, magari non lo so, andare a fare una passeggiata al mare in un posto tranquillo dove ci sentiamo anche noi più liberi di esprimerci. Quasi senza cellulare. Tu, per te Giovanni? Beh, diciamo che tutte e due le parti devono cercare di avvicinarsi all'altra, cioè i genitori devono capire che in certi momenti non siamo propositivi a parlare, perché abbiamo mille motivazioni, perché non ce la sentiamo o perché magari sono cose che ci toccano di più. Mentre noi giovani dovremmo capire che comunque sono persone che cercano di aiutarci, che cercano di collaborare, e quindi bisogna cercare di non essere tanto timidi e magari anche di parlare di qualcosa di personale, anche se non troppo personale, ma comunque che almeno provino ad avere un dialogo con le persone più grandi. Anche per te Daniele lo stesso? Sì, sì, concordo con tutti e tre i miei compagni. Diciamo, dobbiamo cercare da entrambe le parti di sforzarci di più, cioè io figlio mi sforzo di più ad aprirmi con i miei genitori e magari viceversa, e in questo modo si migliora anche il rapporto, cioè il rapporto tra genitore e figlio migliora e stiamo meglio noi e stanno meglio anche i genitori, quindi è un doppio guadagno. Diciamo. Un doppio guadagno. Per te Lorenzo? Penso che ormai tutte le cose principali siano state dette, però una cosa che vorrei aggiungere è il fatto di doversi mettere più o meno sullo stesso piano. Il genitore dovrebbe provare a mettersi nei panni del figlio e capire appunto cosa può provare quando tutto quanto gli va contro, anche se effettivamente può essere stata colpa sua. D'altro canto il figlio deve anche provare a dire in un modo più maturo: ok, è stata colpa mia, avrei potuto evitarlo facendo in un altro modo. Insomma, abbiamo visto quattro realtà diverse, quattro modi di vedere anche i genitori. Beh, io direi, ragazzi, intanto grazie mille, grazie Daniele, grazie Giacomo, grazie Lorenzo e grazie Giovanni. Che c'è? Scusate, mia mamma, un secondo. Sì, mamma, sì, sono in storia. Sì, te l'avevo detto, non ti preoccupare. No, c'è pubblico. Vi saluta, scusate. Sì, ho mangiato. No, ho maglioni, tranquilla, carina. Mi sembra di capire che sono tu che chiami la mamma. Ma è assurdo. Ogni volta che devo chiamare mia mamma non c'è mai, io non lo so. Boh, voglio capire tu sti giovani. Complimenti, che sempre non c'è un attimo. Volevo vedere che tu mi faccia. Così vediamo tutti. Buonasera a tutti, buonasera, avete detto così. La prima domanda, anche per prendere confidenza un po' col palco, perché ragazzi è la prima volta che vengono a questo palco del Teatro Verdi, insomma un bel palco importante, non è facile. Non è facile, però loro si sono messi in gioco e hanno voluto provare questa ebbrezza, questa energia anche con voi. Allora io direi di partire con la seconda domanda, però prima di chiamare voglio chiamare Anna e Beatrice. Buonasera. Ecco che arrivano le fanciulle. Ah, come ho detto prima, abbiamo girato per città e abbiamo fatto altre domande. Io volevo farvi questa domanda qui. Vediamo la clip. Allora, Marco, lascia un messaggio, fai una domanda ai ragazzi. Perché vi fate i piercing e i tattoo? Ragazzi, perché vi fate i piercing e i tattoo? Anna. Ma forse per quanto riguarda i piercing sono stata un po' influenzata dalla mia generazione, perché
È una cosa che fanno molto i ragazzi. Non ci attribuirei un vero e proprio significato, più che altro li vedo come dei semplici gioielli, insomma, che impreziosiscono il corpo. Diverso è il discorso per i tatuaggi. I tatuaggi possono avere un vero e proprio significato. E a differenza di quello che pensano molti, non è una moda recente, è una pratica che si usava già da molti, che si usa da molti secoli, e quindi non bisognerebbe sottovalutarne l'importanza. I miei tatuaggi, ad esempio, sono arrivati sempre al momento giusto, ci ho riflettuto molto, e appunto per me sono molto importanti per me. Beatrice? Io, allora, i tatuaggi per me sono una forma di espressione, e come può essere l'arte. Personalmente ne ho due, e il primo l'ho fatto quando ero ancora piccina, avevo 16 anni, e non me ne sono pentita ancora, e, perché credo che... Ma l'hai detto a casa, no? Sì, ero con la mamma, l'ho fatto con la mamma. E, indipendentemente che se lo si faccia a 16, 18, 40 anni, per me non ci si pente, perché è una scelta fatta con responsabilità e con coscienza. Però di pentire, però vi siete chieste quando siete più vecchie? Non vi fate questa domanda, insomma, fra 50 anni il tatuaggio sarà mai una... No, so che sia una macchia, come fate? Mi è già stata posta questa domanda, anche da mia mamma ad esempio. Sì, so perfettamente che quando sarò anziana non sarà ben definito come adesso. Però se devo vivere pensando, preoccupandomi già di quando sarò anziana, vecchia, diciamo così, e cioè, a questo punto non faccio niente. La mia filosofia, come la filosofia di molti ragazzi, penso, è carpe diem. Cioè. Cogli l'attimo. Mentre per te, Patrice? Io credo che non me ne pentirò, perché entrambi li ho fatti nei momenti particolari della mia vita, momenti di cambiamento, positivi o negativi, e perciò credo che appunto non... Quindi potremmo definire un ricordo. Sì. Un ricordo positivo o negativo? Sì. Ma domanda chiave, ai vostri figli, se un giorno avessi dei figli che vi dice: mamma, devo andarmi a fare il tatuaggio, che ha 16-15 anni, cosa rispondete? Ma sincere? Appunto, basandomi su me stessa, su quello che penso di tatuaggi, avendone già, sicuramente sì, perché per me sono appunto il mio marchio, mi ricordano qualcosa di importante, un obiettivo che sono riuscita a raggiungere, qualcosa che voglio ricordare per sempre. Quindi se mio figlio pensa che sia il momento di farsi un tatuaggio, anche a 17 anni, come è arrivato il mio primo tatuaggio a 17 anni, io glielo lascerei fare. Per te, Patrice? Io anche, però prima glielo chiederei 2 milioni di volte: ti piace, non ti piace, pensaci benissimo, se credi di fare una cavolata non farlo, se non sei sicura al 2000%. Ma l'avete fatto chiedendo oppure l'avete fatto e basta? Chiedendo. Chiedendo. Bene, allora, Anna, Patrice, grazie mille, abbiamo fatto uno spezzone così per i tatuaggi, il piercing, anche perché anche questo siete voi giovani. Grazie mille, grazie ragazzi. Grazie. Mamma, sto uscendo, stiamo andando. Con chi? Ma va, dai, che palle. Facciamo tardi, non mi aspettare alzata. Dobbiamo andare. Ma sì, macchina. È vero, guida bene. Benissimo. Sì, benissimo. Ma io ti ho detto che vado in aereo. Chi è Andrea? Non in macchina. Ma dai, fammi andare, no? Ma arrivo tardi. Bravo, ragazzi. Adesso abbiamo un intervento un po' particolare, non so se avete mai visto Le Iene, no? Che sono questo gioco di avere due persone, quindi intervista doppia. E oggi abbiamo pensato di chiamare un ragazzo che venga a fare intervista doppia, che adesso vediamo subito che arriva, Giacomo. Ecco Giacomo, prego, senti. Però abbiamo pensato anche all'altra persona che è tra il pubblico, che è presidente della Fondazione Carigo, dottor Chiozza. Se può venire qua sul palco, grazie, un applauso, grazie mille. Abbiamo il microfono. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ah, prego. Allora, facciamo così: non sarò io a farvi le domande, ma bensì saranno i giovani. Quindi chiamerei Giulia, che può intervenire. Prego, Giulia. Buonasera. Ciao. Cominciamo, siete pronti? Io sì. Allora, nome? Giacomo. Gianluigi. Età? 17. Ancora 62. Cosa fai della vita?
Studio, faccio il liceo. Presidente della fondazione. Codice fiscale. Chi se lo ricorda? CHZ GLG 52R24 e 098O. Ti servirà adesso, non ti serve ancora. Come ti designeresti? Con tre aggettivi. Simpatico, solare e un po' pigro. Curioso, esigente, buon ascoltatore. Scoperta dell'America. 1492. È giusto. Usi i social network? Sì, ogni giorno. Io cerco di adeguarmi, non li amo tanto, ma cerco di essere aggiornato. Come si chiama il Presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella. Confermo. È comodo rispondere per secondi. Cosa fai nel tempo libero? Esco con gli amici, vado al cinema. Cos'è il tempo libero? Fumi? No, no. Vai. Il tuo sogno mancato nella vita? Oddio, sono ancora un po' troppo giovane per avere un sogno mancato. Spero di realizzarlo. L'artista. Il tuo tallone d'Achille. I miei compagni mi hanno detto di mostrare questo, però forse mi fido troppo delle persone. Anch'io, più che mi fido troppo, sì, anch'io. Credo che chi parla con me sia in buona fede, non sempre così. Sei felice? Sì. Sì. Mai avuto illusioni d'amore? Sì. Sì, da giovane romantico, come lui. Paura di essere giudicato? Non tanto paura di essere giudicato, però certo non mi piace quando vengo giudicato male per qualcosa che secondo me ho fatto bene. No. Che lavoro vuoi fare o avresti voluto fare? Ma il giornalista. Lavorare in legno. Cosa faresti se avessi 1 milione di euro? È la prima cosa, fare un bel viaggio. Ma credo che non cambierei il mio stile di vita. Forse anch'io un po' di viaggi in più li farei. Cosa ti infastidisce? Le persone che si approfittano di te. L'arroganza. Viaggio dei sogni. In Brasile. Cammino di Santiago, a piedi. Fai uso di sostanze stupefacenti? No. Non ne ho bisogno. Vorresti andare via dall'Italia? Sì, però vorrei che l'Italia avesse bisogno di me e avere una possibilità qua in Italia, non per forza andare via. Perché scappare? Idee per l'estate? Sole, mare, divertirsi con gli amici. Montagna. Dici mai le bugie? A volte. Quando devo. La parola che dici più spesso? Ma. Noi. Cosa odi della politica? Che spesso, anzi molte volte, i politici fanno determinate cose senza tenere in conto l'opinione dei cittadini. L'interesse personale. Fai un saluto. Ciao. Mandi. Sì, sì, abbastanza. Certo. Va bene, grazie mille Giulia, grazie Giacomo, un applauso, complimenti. Io volevo portare ancora lei, presidente, qua, per dare due parole a questo evento, insomma, così particolare, questa insomma, è storia, 10ª edizione, siamo qui arrivati con proprio esce a questo avatar, mettiamo i giovani in prima linea, adesso lascio la parola insomma come presidente della Fondazione Carlo di Gorizia. Prego. Ieri sera c'è stata l'inaugurazione ufficiale e in quell'occasione è stato commentato da tutti come un'ottima idea quella di Adriana Ossola di intitolare l'edizione Storia Giovani.
spiazzando chi magari si aspettava la discesa in guerra dell'Italia o i 70 anni della seconda guerra mondiale. Indubbiamente è importante, indubbiamente credo che sia giusto che ci sia questa attenzione, ma soprattutto che sia un coinvolgimento anche dei giovani. Ne abbiamo visto tantissimi stamattina. Ho avuto la fortuna di partecipare all'incontro con Saviano ed è stata una mattinata splendida, col teatro strapieno, anche le due gallerie, è stato veramente eccezionale. Anche una bella emozione. Niente, io adesso mi sbaglio, chiameremo anche più tardi, però intanto noi andiamo avanti. Grazie mille, grazie per l'intervento, un applauso. Insomma, anche per questa sola che siamo qui stasera. Grazie mille. Allora, dato che insomma adesso non siamo lì di domande, però volevamo farvi vedere anche un qualcosa. Vi lasciamo qualcosa di quello che abbiamo fatto grazie all'azienda sanitaria, grazie alla provincia, grazie alla fondazione, grazie a tanti altri partner che poi vi elencheremo. Noi abbiamo creato questo. Prego. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody. Everybody. Parlare con i giovani. Allora io direi di andare avanti, di chiamare Michele, Andrea, Giovanni, Ivo e Irene. Prego ragazzi. Altri 5 bandi giovani. Come sempre funziona uguale, adesso vedremo la domanda e poi voi insomma risponderete. Va bene? Vediamo la clip. Siamo con Sabrina. Sabrina, fai una domanda o lascio un messaggio ai ragazzi. Vorrei tanto sapere dai ragazzi perché cosa ci può convincere a fidarci di voi? Bella tosta ragazzi questa, eh? Giovanni? Beh, perché diciamo che noi siamo il futuro, quindi dobbiamo fare esperienza, dobbiamo approcciarci al mondo del domani, dobbiamo cercare in qualche modo di fare esperienza per non trovarci impreparati quando in un futuro dovremo cercare di costruire noi il mondo. Perché se non abbiamo esperienza, come faremo a migliorare? Come faremo a scoprire nuove idee per cercare di rendere la vita di tutti migliore? Un applauso. Michele. Perché innanzitutto viviamo nello stesso tetto e siamo una parte di voi. E in un futuro, quando voi sarete vecchi, anziani, avrete bisogno di una mano, di un certo aiuto, noi ci saremo per voi. E questa è una cosa molto importante, Michele. Un figlio è un figlio, non è una cosa qualsiasi. Fidarsi è una cosa automatica. Bravo. Beatrice, un applauso. Beatrice. Scusami, Irene, secondo me, troppi nomi, troppi ragazzi. Prego. Perdonato. No, come ha detto anche lui, perché siamo veramente il vostro futuro. E siamo pieni di voglia di fare, di dimostrarvi che valiamo qualcosa e che siamo in grado di fare qualcosa, però abbiamo anche bisogno del vostro aiuto perché siamo giovani e non toglieteci spazio perché ne abbiamo veramente bisogno. Bravissimo. Beh, avere fiducia in noi perché? Perché il mondo giovanile è un segmento della società molto difficile da decriptare e immagino che soltanto con l'aiuto di un ragazzo, con questa parte della società, si riesca dopo a indagare questo settore e dopo riuscire anche a creare magari dei progetti fantastici, perché comunque la società è creata sia da persone giovani che meno giovani e bisogna riuscire a coprire tutte le età, e quindi secondo me è questo. Complimenti.
Andrea, questo è te. Noi saremo i prossimi genitori, noi prenderemo il vostro posto un domani e per diventare tutto ciò noi vogliamo la possibilità di poter sbagliare e imparare dai nostri errori. Noi vogliamo più responsabilità per diventare uomini un domani. Noi vogliamo che ci aiutate nei momenti del bisogno, ma che non ci ostacolate perché noi vogliamo creare delle nostre esperienze e per essere tutto ciò ci serve la vostra fiducia. Perché per essere il futuro ci serve il passato. Fidarci, però cosa possiamo, cioè come si può fare? L'idea per fidarsi di voi, come si può fare? Come possiamo noi adulti avere qualche idea, insomma, per avere più fiducia in voi, per non avere questa paura, grandissima paura di dedicare a voi giovani qualcosa, no? Spesso volentieri si sente dire che i giovani sono il nostro futuro e quindi vi danno subito un peso, vi danno quasi un qualcosa che dicono, dite, non ho neanche vissuto che già vi sentite un peso. C'è qualche idea che voi sentite, voi che siete, vedete dall'altra parte, no? Noi adulti vediamo un lato, ma voi ragazzi vedete dall'altro. Forse bisogna cercare un punto di incontro. Voi avete un'idea così per migliorare questo meccanismo, questa fiducia che c'è tra voi e gli adulti? Beh, un'idea è darci la possibilità, come ho detto prima, perché se non ci dai la possibilità non fai vedere a un ragazzo le potenzialità che ha. Quindi dateci le più responsabilità, più possibilità, perché vogliamo fare tanto in questo mondo e vogliamo coprire il vostro ruolo al meglio. Irene? Secondo me dovreste lasciarci spazio, però accompagnandoci, non dicendo boh, questo è il vostro spazio, fate, vedete se riuscite a fare qualcosa e poi magari se falliamo e criticarci, ma appunto andiamo insieme a fare qualcosa, si fa così, ti insegno e poi ti lascio il tuo cammino con qualcosa che ti ho insegnato io. Secondo me questo è il punto di incontro. Io dico di metterci alla prova dando dei compiti, come ad esempio mettere a posto la casa, pulire, mettere a posto il giardino e cose varie. Di darci una fiducia, tranquillo, tanto sai che qua siamo tra amici, qua siamo tutti tra amici, alla fine è questo, il punto è questo, la situazione è questa. Di farci uscire. Non c'è punto, ragazzi, qua siamo... Di farci uscire il sabato e la domenica, dando dei rispettivi orari, di farci capire che siamo vuoi capaci, sì, che siamo capaci alla fine, di... Sì, di prendere queste decisioni, insomma, di non aver paura di prendere decisioni per voi stessi. Sì. Giovanni? Facciamo conto che loro non sono abituati a stare sul palco. Noi adesso abbiamo fatto, sembra un gioco, ma non è un gioco, qualcosa dove noi abbiamo, loro si stanno loro mettendo in gioco davanti a tutti voi, perché logicamente per uno che è abituato a stare qui è quasi facile. Per loro invece è qualcosa che non è ogni giorno, quindi comunque meritano ancora più un applauso prima per questo, proprio perché si sono messi in gioco per noi. Grazie. Giovanni? Beh, diciamo che dobbiamo cadere per imparare a rialzarci. Cosa vuol dire? Dobbiamo prima metterci in gioco, perché solo sbagliando e capendo cosa abbiamo sbagliato potremmo migliorarci e non potremmo più commettere lo stesso errore. Dobbiamo imparare oggi ad essere i cittadini del domani. Ivo? Beh, noi siamo il nostro futuro, dobbiamo anche noi fare la nostra gavetta, fare i nostri sbagli e quindi secondo me la cooperazione, affidarci dei compiti, poter creare un progetto, ma magari con l'aiuto anche degli adulti che hanno la loro esperienza, sarebbe già un passo avanti per noi, ma un passo avanti anche per tutta la società. Io vi ringrazio Giovanni, ringrazio Michele, Irene, Ivo e Andrea. Grazie ragazzi, grazie. Madonna, ma come faccio? Ma metti subito, faccio 53, che domani c'è la briffa di sotto. E tu cosa stai facendo? Tengo papelli. E metti subito, ma che bello! E tu cosa stai facendo? Beh, io sto studiando storia, non so tu. È storia.
Adesso chiamo i prossimi, Giulia, Michele e Davide. Buonasera ragazzi. Buonasera. E anche per voi la stessa cosa, la clip. Prego. Renzo, fai una domanda oppure lascio un messaggio ai ragazzi. Perché i giovani non hanno voglia di far niente? Salutiamo Renzo, buongiorno Renzo, buonasera. Allora, partiamo con Giulia. Giulia. Ma, allora... Perché i giovani non hanno voglia di far niente? Secondo me i giovani non è che non hanno voglia di far niente. Insomma, io conosco tanti amici che si impegnano in cose a volte anche più grandi di loro, come la stesura di un libro, per farti un esempio, qualcuno che si sta impegnando a diventare un fotografo professionista. Quindi la voglia di fare mi sembra che ci sia. Il problema è che spesso non solo i genitori, ma anche gli adulti, non ci danno lo spazio necessario. Ma non solo lo spazio, neanche il tempo, perché da soli, chiaramente non ce la facciamo a farci valere in un mondo di adulti. Quindi secondo me ci sarebbe bisogno di dedicare più tempo, più dialogo, e motivarci per farci credere che possiamo farcela e quindi per far nascere in noi la voglia di fare qualcosa per diventare membri attivi in questa società. Questa impressione forse è data dal fatto che siamo figli di un tempo in cui siamo abituati ad avere tutto dovuto, quindi forse dovremmo impegnarci un po' di più a guadagnarci delle cose, a lottare, a usare i propri mezzi, le proprie forze, sia appunto per guadagnarsele, anche per scoprire alla fine che una cosa guadagnata fatta con le proprie forze, appunto i propri mezzi, dà più soddisfazione, è una cosa totalmente diversa dall'averla ricevuta. Perché ormai i giovani hanno tutti i comfort e sono sempre dipendenti dai genitori. In passato i giovani lavoravano nelle terre per portare qualcosa a casa, che ora questa cosa non succede, nessun giovane lo fa. Ma secondo te cos'è che non si accorgono? Cioè nel senso, noi si parla di far niente, no? Di voglia di far niente, che vi vengono sempre casomai anche a fare qualcosa, però in realtà state anche costruendo qualcosa nella vostra mente perché è una fantasia vostra, però cos'è che non si accorgono? Cos'è che non vedono che tutto il giorno voi dite, ma sembra quasi che vi disturbino, no? A quel momento dici, ma perché? Sempre nei tempi sbagliati. Io posso dire che faccio il massimo, oltre che andare a scuola e studiare, aiuto i miei genitori durante il weekend lavorando in pizzeria. Nonostante che non è che il tempo per me e per la mia ragazza. Volevo farvi capire che noi la voglia ce l'abbiamo, però c'è un limite, nel senso il weekend voglio godermelo con gli amici. Questo è il giorno di Venezia. Di tuo essere giovane, così ovviamente certe volte è così, bisogna impegnarsi, l'impegno, la vita non è sempre così, tante volte capita di essere in salita, però non è sempre in salita, c'è anche un momento che poi invece sarà in discesa e sarà ancora più allegra. Davide? Ma io concordo con quanto ha detto il mio compagno, vorrei aggiungere che quando appunto una cosa ci si guadagna, nel tempo in cui si può farla, se lo fa e poi ci si prende, diciamo, il piacere di averla fatta, il tempo libero, il godersi le cose è appunto godere del fatto che non sei uno svogliato, non sei uno che sta lì aspetta che le cose gli arrivino come se dovessero per forza arrivare. Non è che cadono addosso. Giulia? Ma io personalmente credo che spesso gli adulti, i genitori, vedano solo quello che vogliono vedere. Ma non ne faccio una colpa perché chiaramente hanno la loro vita, il loro lavoro da portare avanti, però non si accorgono dell'impegno che metti anche nelle piccole cose. Cioè ti chiedono di fare una cosa e tu chiaramente la fai, però quando l'iniziativa nasce da te non se ne accorgono, ma non è appunto farne una colpa, e purtroppo questo è il problema secondo me. Non accorgersi di quello che state facendo. Ragazzi, niente, abbiamo risposto. Grazie Michele, grazie Davide e grazie Giulia. Grazie mille ragazzi. Grazie. Giulia? Quanto è stato detto di mettere i piatti non così nella vasofia, ma così. Ma è meglio. Non si pulisce bene, Giulia. È solo un paio. Sempre fare tutto io, con un paio di niente. Va bene, ma... Complimenti ragazzi, bravi. Questa mattina io e Luca eravamo qui. Eravamo qui come tanti voi, ormai sono tutti qui, ho avuto la fortuna di essere qui
abbiamo un messaggio. Eccoci qua con Roberto Saviano. Allora, una cosa, qualsiasi cosa, tu sei insomma una persona che dice mille cose e ha veramente mille parole sempre da dire per i ragazzi, una cosa propositiva. Complicatissimo, ma vediamo un po'. Non fermarsi in superficie, provare ad aprire più pagine possibili e per andare al fondo. Insomma, in qualche modo il libro è come bombole d'ossigeno usate nel mare. Ti aiutano a scendere a vedere il fondale e a capire come funziona tutto. E poi quando si è fuori si osserva un cielo assai diverso. E l'ultima cosa, un consiglio invece oggi ai ragazzi? Resistete e non cedete al facile lamento. Tutto va male, tutta una schifezza, è inutile fare cose, perché chi ci vuole male vuole esattamente che noi la pensiamo così. Ripartire, cercare di avere energia, resistere invece, credo che sia la strada migliore a fargliela pagare. Grazie mille Saviano, veramente grazie. Allora, faccia le storie, rimanete sempre con noi. Ciao. Ciao. Adesso voglio chiamare invece, allora ci sono, vediamo un po', Michele, Anna, Andrea, Giovanni e Beatrice. Buonasera ragazzi. Buonasera. Andrea è quello nuovo, è sempre entrato. Va la stessa cosa, adesso vediamo la clip e poi rispondiamo. Prego. Antonella, fai una domanda oppure lascia un messaggio ai giovani. Perché dicono che i giovani non hanno più valori? Roberto, lascia un messaggio oppure fai la domanda e pensiamo, la sentiamo. Cosa possiamo fare noi adulti per i giovani? Ah, grazie. Allora, più valori. Andrea. Secondo me ce l'ha già il valore contemporaneo. Anche il fatto di... Scusate, l'audio, grazie, se mi blocca. Ok. Andrea, grazie. Scusa, sei momento magico. Sì, passava l'aereo, questo è un bombardamento di prima che passava la guarnizione. Prego. Un secondo, che il microfono. Prego. Si parla, parla. Vediamo se funziona. Spero che tutto funzioni. Vai, passa all'altro. Al contrario. Ecco, perfetto. Vai. Al contrario di quello che dice la signora, a me ce l'ha più dei valori. Ad esempio il fatto di relazionarci con le persone, con i ragazzi stranieri, di altre etnie, di altre culture. Ad esempio se dall'anno prossimo viene in classe un ragazzo straniero di qualsiasi paese, io cercherei in qualsiasi modo di relazionarmi con lui, anche relazionato col gruppo classe, diciamo, prenderlo partecipe e non isolarlo. Michele? Perché non rappresentiamo più l'orgoglio dei nostri genitori, perché spesso non ci date, cioè le famiglie non danno un giusto valore per crescerci. Beatrice? Prova. Vai, funziona. Non si sente fuori, grazie, audio fuori, non si sente? Ti dava l'altro, ok. Allora, è una domanda che personalmente mi infastidisce molto perché implica non solo una chiusura mentale nel momento in cui la poni, non solo verso l'altro ma anche verso noi giovani che siamo il vostro futuro. Io credo che i valori siano il frutto di una certa epoca, di un certo periodo storico, e bisogna capire che i tempi sono cambiati, però non per questo ci stiamo avvicinando ad un nichilismo più assoluto, che non abbiamo più valori. Bisogna soltanto rendersi conto di questo. Anna? Valori. È vero. Molti giovani non hanno più valori. È inutile negare una cosa che effettivamente si verifica, perché altrimenti non lo direbbero tutti. Ma c'è anche questo fenomeno di fare tutta l'erba un fascio, quindi quei ragazzi che continuano ad avere valori o a nutrirne di nuovi vengono amalgamati tra quelli che appunto non ne hanno più e ci chiamano gioventù bruciata, insomma, tutte queste cose qua. Che cos'è un valore alla fine? Io posso avere un valore che voi non condividete, ma questo non vuol dire che
voi di vostra, a vostra volta non avete valori. C'è appunto questo problema di non riuscire a venirsi incontro. Bisognerebbe rispettare i valori che potrebbero avere i giovani anche se voi adulti non li comprendete pienamente. Giovanni? Beh, ci chiamano la generazione dei passivi. Non è che non abbiamo più valori, è che abbiamo dei valori diversi da quelli che avevate voi, perché tutto il contesto sociale e anche il tempo che passa fa cambiare le mentalità dei giovani. Quindi noi non potremo mai avere un'adolescenza come ce l'avete avuta voi. Dobbiamo renderci conto di questo. Quindi noi potremmo ereditare non tutti i valori della vostra generazione, ma anche alcuni valori nuovi, che possono essere sia migliori sia peggiori di quelli della vostra generazione. Ma c'è un punto di incontro di questi valori, nel senso che voi ragazzi tante volte, diciamo così, quando parlate non dite tutto, no? Dite le cose a metà, oppure dite tutto, ma dall'altra parte l'adulto capisce metà, ok? Perché questa è la parte della mia centrale. Il valore è anche una di esse, nel senso che se il genitore è nato in una famiglia di un certo tipo ha cercato di così tramandare questo valore, però voi vivete tutto l'altro vostro, no? Quindi torniamo anche al punto di prima, di lasciarvi un po' camminare con le vostre gambe, di vivere, però forse non è che vogliono invadere i vostri valori, semplicemente vogliono mostrare casomai cos'è quel valore che hanno loro. E molte volte si sbaglia, non si capisce né da una parte né dall'altra, ci si cozza quando veramente un secondo di silenzio da una parte o dall'altra e si capisce tutto. Però molte volte si va a sbattere contro un muro e non si permette. C'è una soluzione per voi, c'è una soluzione così che non voglio dirla così dal cappello magico, ma c'è qualcosa che vi sentite non tanto del valore ma in generale, una soluzione per gli adulti, un adulto che vi vede che non dica sempre ah questo non c'ha voglia, ah questo non c'ha, non avrà futuro, non avrà lavoro, non avrà questo, non avrà sogni. Non è così, oggi siamo qui per dimostrare che non siete così, non è che siete delle casse che camminate vuote, avete tanto da dire e tanto da pensare. Quindi almeno qualcosa, così voglio sapere da voi se c'è qualcosa che insomma possono capire i vecchietti come noi per avvicinarvi a voi. Beh, dobbiamo cercare di trovare un punto di incontro, quindi dobbiamo cercare di scambiarci le idee, di vedere la vita sia dal nostro punto sia dal vostro, così magari possiamo confrontarci e chissà migliorare quello che pensiamo noi, perché adesso siamo in un'età fatta apposta per accrescere la nostra conoscenza e per formare un'idea mentale. Secondo me, se si parlasse di più, si troverebbero più punti in comune e quindi ci sarebbe un approccio totalmente diverso della vita. Dobbiamo cercare di comunicare, in poche parole. Comunicazione. Andrea? Michele. Anche tu, Andrea, lo sentito anche da te, perché tu sei di quelli giusti. Io dico di puntare sui giovani e darci una maggiore importanza. Importanza. Andrea, volevi dire qualcosa? Dai, io so che tu sei di quelli che quando dice le cose è una bomba. Allora, uscendo da questo discorso con una piccola parentesi mia, secondo me noi, la nostra generazione, ha vantaggi e svantaggi. Uno dei vantaggi è il fatto, detto prima, di essere più flessibili, di avere un pensiero più aperto rispetto alle generazioni precedenti che erano più razziste, o perlomeno avevo un pensiero più chiuso rispetto all'extracomunitaria, agli stranieri. Però hai detto una cosa che hai pensato giusta. Beatrice? Dunque, per quanto riguarda i valori, io preferirei che gli adulti a proposito di comunicazione non fossero indifferenti di fronte ai nostri valori perché credono che tanto non sono importanti, importano solo i loro, ma bisogna proprio trovare questo punto d'incontro, questo famoso punto d'incontro. Punto d'incontro, Anna? Sicuramente è importante la comunicazione, come abbiamo già ripetuto noi quattro, non serve che ve lo dico io ovviamente, ma questo famoso punto d'incontro, perché è così difficile? Quindi parlarsi di più. Io penso che sia difficile da raggiungere perché gli adulti nella maggior parte dei casi si aspettano che siamo noi a fare il primo passo. Vi faccio un esempio breve.
con mio padre, io avevo molti scontri con mio padre e non si riusciva a capire perché. Fin che un giorno abbiamo parlato, sono bastati 10 minuti e lui mi ha detto una frase che non dimenticherò mai, che è stata molto importante per me. Mi ha detto: Anna, tu oggi mi hai insegnato che anche tu puoi darmi appunto dei valori, puoi insegnarmi delle cose. E non c'è stata, non ci poteva essere miglior cosa che lui mi potesse dire. Da quel giorno il nostro rapporto è veramente migliorato. Quindi è bastato veramente poco. È bastato pochissimo. Ragazzi, grazie mille, grazie Michele, grazie Andrea, grazie Beatrice, grazie Anna, grazie Giovanni. Oh, ma giusto che sei qua, volevo dirti una cosa, cioè mi ha fatto veramente ridere. No, però sono cose private, papà, cioè sono cose... Vabbè, dai, non mi intrigo. No, scusa, cioè... Però se ti scrivi con un certo tipo, ma chi è? No, no, però se... No, cioè, questi sono affari miei, voglio dire... Io volevo... No, scusa, mi hai no, ma scusa, c'è cioè... per gli altri nella tua vita? Andrea, tu, dì a papà, cosa stai facendo? Ah, oh, va, fatto. No, vabbè, ma chi è? Beatrice quella? L'amica mia, ci pensi, capisci? Vabbè, vabbè. No, mamma... Ma questo spezzettone di quello che avete visto che capita ogni giorno in casa di tutti quanti. Grazie ragazzi, grazie ancora. Grazie. Adesso invece vorrei chiamare sul palco la dottoressa Anna De Santi, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità Roma, che giocherà con noi, con le Iene, che vi ha detto questa intervista doppia. Quindi vorrei chiamare anche sul palco Giulia e Irene, scusate, Irene. Prego, e Giulia invece faccia le domande. Adesso c'è l'archetto, c'è tutto. Adesso intanto prepariamo un secondo solo che si prende l'affare magico. Buonasera, poi parleremo e poi scopriremo qualcosa di più. Adesso intanto vi mettiamo comode davanti all'intervista doppia, quindi siete pronte? Sì. Bene. Giulia, a te. Nome? Anna. Irene. Età? Diversamente giovane. 19. Cosa fai nella vita? Sei la ricercatrice. In teoria sto cercando di studiare. Codice fiscale? DSNMR57DL1G, non so. DSVN bla bla bla, non so. Come ti definiresti? Con 3 aggettivi. Concreta, testarda e creativa. Permalosa. Orgogliosa, solare, dai. Scoperta dell'America? L'hanno già detto. Facile, 1492. Idem con patate. Usi social network? Sì. Sì, ogni giorno. Come si chiama il presidente della Repubblica Italiana? Sergio. Mattarella. Cosa fai nel tempo libero? Vedo le amiche e cerco di stare con gli amici il più possibile. Vado al cinema, leggo. Teatro. Fumi? Fumavo. Sì. Il tuo sogno mancato nella vita? Suonare bene il pianoforte. Non essere stata così sicura di me fin da piccola. Il tuo tallone d'Achille? E un eccessivo senso del dovere. L'arroganza, credo. Sei felice? A giorni eterni. Potrei esserlo di più. Hai avuto illusioni d'amore? Sì. No, io le ho solo date le illusioni d'amore. Paura di essere giudicata? No. No. Che lavoro vuoi fare o avresti voluto fare? Uno dei tanti, la critica cinematografica. Psicologa. Cosa faresti se avessi 1 milione di euro? Un po' riderei a qualcuno che ne ha più bisogno di me e farei il giro del mondo fino a che non li ho finiti tutti. Proprio. Aiuterei i miei a mettersi a posto con la loro vita e poi viaggerei tanto. Cosa ti infastidisce? Le menti piccoline. Le critiche fatte senza un fondo vero. Viaggio dei sogni. E l'Africa, quella vera. America, New York. Fai uso di sostanze stupefacenti? No. Chi? Io? No. Quando?
Vorresti andare via dall'Italia? No. Sì. Idee per l'estate? E tante, tante. Stare soprattutto con gli amici, quindi i posti diventano meno importanti. Beh, dopo la matura mi merito tanta festa, suppongo. Dici mai le bugie? Sì, anch'io devo ogni tanto. Sì, molto. La parola che dici più spesso? E ho pensato a un buongiorno, quando sto pensando buongiorno lo dico spesso anche nelle mail, saluto anche gli amici buongiorno, proprio buona giornata, però dico più spesso amore ultimamente, chiamo tutti amore e mi è migliorata la vita, figli, amici. Tipo. Cosa odi nella politica? E la mancanza di altruismo. Che non spesso mi ci rappresenta. Fai un saluto. Buongiorno. Quella. Un urlo. Sei stato sincero durante l'intervista? Sì. A volte. A volte. Un applauso a Giulia Vene, grazie. Intanto, Valtore Sana, voleva dire giusto anche due parole, insomma, lei è venuta da Roma, è venuta anche a vedere proprio questo evento di crescita, questo avatar. Avatar, sì, sì. Sì. Io penso che sia un'occasione molto bella prendere i giovani che facciano la storia e penso che sia importantissimo che li ascoltiamo, quindi tutto quello che state facendo per metterli in onda, per farli sentire protagonisti, sia qualcosa che serve anche a noi. Ecco, io mi occupo di ricerca, noi cerchiamo il benessere dei giovani nei libri, perché questo lo facciamo, insomma, l'istituto facciamo ricerca, però il fatto che possiamo avere una diretta ci serve, insomma, quindi sì, grazie. Una connessione con i giovani. Sì. Grazie mille, grazie, buonasera, buona serata. Io direi adesso, facciamo un cambiamento. Io vorrei partire subito dalla domanda, se possiamo così metterla. Roberto, lascia un messaggio oppure fai una domanda ai ragazzi. Cosa possiamo fare noi adulti per voi giovani? Bella domanda, questa domanda qui la faccio rispondere in maniera diversa. Ragazzi, prego, tutti insieme. A voi la risposta. Sostenerci! Grazie ragazzi, tanto, prego, la prima. Poi abbiamo una piccola clip, così, perché abbiamo deciso di, prima di chiudere, di fare una clip anche per voi. Prego. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo.
Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Volevamo saltare così. Andrea Bello.